Vabbè dai, un bel posto per andarti a fare una sciata. Vabbè dai, l'unica cosa positiva è che sicuramente non è inquinata come le paludi americane. Preso, ok, aia. Proprio in pieno l'ho preso, però almeno il filmato ce l'abbiamo. Ma io come li devo evitare? Certi nemici che vanno a 200 all'ora. Come devo fare? Guardalo, il coccodrillo che va a velocità Mach 5. Cosa vuoi da me? Vai via. Cioè, lo so cosa vuole. Vuole un pezzo di me. Ecco cosa vuole. Ecco. Perfetto. Ok, le alghe tossiche. Per poco, dicevo, abbiamo evitato. Ok, qua ho sbagliato tutto. Io pensavo ci fosse il tronco, onestamente. Ecco qui. Ma dai, non ci sei neanche passato sopra. Ci arriviamo a 5000, ne dubito altamente. E credo che moriremo. Forse no. Dicevo, forse moriamo. Ok, dai che forse c'è ancora speranza di sopravvivere. No. Com'è rimasto lì con le braccine tutte tese? No, me lo devo rivedere. Allora era palese che sarebbe successo, ma speravo in un mezzo checkpoint fra un punto e l'altro. Vabbè dai, tanto cosa ci vuole? A parte pazienza, troppa, tanta, tantissima pazienza. Questi livelli del cavolo. Dai, che miseria ogni volta passare su ste parti. Tra l'altro sto giro non abbiamo neanche fatto abbastanza punti per arrivare a 5000. Di sicuro non ci arriveremo. Beh, almeno ho preso il filmato che prima abbiamo saltato. Almeno quello. Ah, speravo di prendere la vita. Niente. Moriamo di sicuro. Moriamo, di certo. Non ci sto neanche impegnando, onestamente. Guarda, vai contro l'albero. Vai contro l'albero, che così rifacciamo. E mi danno almeno tre. Dove sta andando? Mi danno tre vite almeno, dai. Che poi forse sti livelli sono proprio il modo migliore se ti vuoi rifare tre vite facili facili. Forse i livelli acquatici sono il modo migliore per farti giusto giusto le tre vite minime. No, vabbè, prende danni da cose, da cose senza senso. Prende danni da cose senza senso. Non lo so io come funziona sto gioco ogni volta. Vabbè, qua ho saltato io male. E salta il serpente, salta il serpente. Salta. Boh, ste cose qua. E siamo morti di nuovo con le braccia alzate. Credetemi se vi dico, sto gioco è proprio brutto. È proprio brutto. Ancora un po' me lo imparo a memoria sto percorso, cavolo. Che scatole. Dai, almeno abbiamo preso una vita. Ah, per evitare i piragni mi sono preso qualsiasi cosa fossero quelle cose. Io dico che sono alghe, però non lo so neanche io. Ci arriviamo a 5000? No, perché volevo prendere. No, ti prego non dirmi che siamo morti alla fine. Quella era palesemente la fine. Di nuovo sono morto nello stesso punto. Però ho preso il filmato. Wow, che soddisfazione. Il problema di questo livello ve lo spiego semplicemente, ma proprio non c'è neanche da stupirsi. Sono le hitbox di quelle alghe. Qua sbaglio io e va bene. Ma ste maledettissime alghe, non hai veramente modo di capire quando finisce il pezzo dove iniziano loro e dove c'è l'acqua. Sono fatte veramente male. Sono fatte veramente male ste parti.
Perché se poi tu lasci un secondo andare, lui si mette subito nella zona dove ci sono le alghe. Ci va proprio in automatico, le segue proprio. Wow, siamo a 4000 punti, incredibile. Vedi, guarda sto pezzo qua dove è pieno di alghe. È difficile riuscire a evitarle tutte. Soprattutto quando sto maledettissimo uccello continua a curvare a destra e a sinistra apposta per farti andare sopra. Wow, 5000 punti, ce l'abbiamo fatta, signori. Oh, e lo sapevo che eravamo morti alla fine. Guarda com'è soddisfatto lui. La storia proprio mi sta dando i brividi da quanto è emozionante. Un filmato è andato via. Però complimenti a me, abbiamo preso tutti quanti cacchio di nastri a sto giro. Bravo. Wow, che soddisfazione.